eccoci qui dal MEI, meeting delle etichette indipendenti di Faenza, sempre a Radio Saiz, che quest'oggi vi accompagna e ci accompagna in questa giornata in cui, come abbiamo detto ormai diverse volte in queste chiacchierate, stiamo conoscendo un po' di tutti, addetti ai lavori, artisti musicali e non, e quant'altro. E camminando, anzi stando fermi, stai camminando tu, chi trovo? Leonardo. Ciao Leonardo, esatto, come stai? Esatto. Bene, dai, bene. Mi sto trovando bene in questa città. E tu cosa fai? Carpentier? No, fai qualcosa di... Sono un cantautore. Sì. In arte Leo Caleo. E sono venuto qua perché sì, è un bell'ambiente musicale. Sì. E volevo cercare un attimino di promuovere anche i miei lavori. Il 22 settembre è uscito il mio singolo che si chiama La prima foglia d'autunno. Sì. E insomma verso metà ottobre uscirà tutto il disco. E tu sei di esattamente? Io sono di Carrara. Carrara, beh, insomma, hai fatto qualche chilometro. Esatto, sì. Alla fine della Toscana. Senti, dimmi un pochino, ti stai un po' promuovendo? Sei arrivato qui quindi più come ospite, nel senso come... così, non proprio esatto, detto i lavori, sono, però esatto, ti stai esatto, facendo conoscere. Sono venuto alla ricerca, diciamo, di un mondo anche nuovo, perché non c'ero mai stato, quindi esatto, volevo vedere un attimino com'era l'ambiente musicale. Tastare un po' il terreno. Fuori dalla mia città, insomma. Esatto. Perché tu poi sei giovane, quanti anni hai? 24 anni. Con una faccia che si può ritenere giovane. E cantautore? Quindi cantautore, chitarrista, scrivo pezzi miei con testo in italiano. Ok. E arrangio insieme alla mia band, che saluto. Giusto. Con me alla batteria Giacomo Lorè, basso sì, Timor Landi, alle chitarre Dario Cambiaso e Cesare Bertagna, che sono ottimi musicisti, e infatti anche grazie a loro che il disco esce, diciamo, con una certa qualità, dai. Ah, quindi tu sei quello che non c'entra nulla? No, io sono quello che scrivo. Tu scrivi, così loro ti fanno il lavoro bello. A te il lavoro sporco. Senti, quindi 24 anni, suoni con questi ragazzi da quanto tempo, in questa band? Con alcuni di più, con altri meno, altri si sono aggregati all'ultimo, sempre, e però con Giacomo e Dario da molti anni ormai, insomma, e abbiamo sempre lavorato insieme. E se volessi ascoltare qualcosa di vostro online, lo trovo, non lo trovo, dove sì, vado? Sì, su tutte le piattaforme digitali c'è il singolo, sì, che è La prima foglia d'autunno, potete trovarmi su Instagram, Facebook, come digitando Leo Caleo. Ok, Leo Caleo, perfetto. Trovate tutto lì. Perfetto, quindi diciamo che lì possono trovare anche le tue date, come dicevi appunto. Esatto, sì. Adesso stiamo preparando per, diciamo, il tour invernale, abbiamo uno spettacolo pronto, quindi speriamo, insomma, di muoverci tutto abbastanza. Tutto Carrara e limitovi o andate anche un po' più fuori? Si spera, diciamo, di girare il più possibile anche fuori. Ti viene dai locali, dici esatto, tu. Esatto, chi ci esatto. No, giusto. Allora, intanto ti ringrazio, Leonardo, grazie a voi, grazie a voi. Improvvisata qui con noi. Ci hai dato qualche spunto, no? Per poter un attimino anche capire chi sei, chi non sei, Leo Caleo, che è la cosa più importante in questo mondo dei social, perché di fatti se no non ci si ritrova, troppa roba. Esatto. E nel nostro piccolo, come dicevo, qui su Radio Saiz cerchiamo un pochino di tenere traccia di te, ma non perché sei tu in particolare, proprio perché cerchiamo di dare spazio a chi giusto, è emergente, più o meno emergente, diciamo così. Io intanto ti ringrazio, Leonardo. Grazie a voi. E se un attimo facciamo anche una foto. Sì. Una foto di Toccoldo, che adesso il nostro Baldo giovane testa di casa, guarda come si appropinqua, prende giustamente l'attrezzo del mestiere, che non sa più dove sia. Perfetto. Allora, posiamo i microfoni, Leonardo. Grazie. Arrivo.